Salve a tutti, parliamo ancora di carta risparmio spesa alimentare da 382,50 euro. Il limite ISEE è fissato a 15.000 euro. Come ben sapete, oggi INPS invierà l'elenco prioritario a tutti i comuni. Di conseguenza, i comuni entro il 26 giugno devono confermare l'elenco a INPS. Dopo 10 giorni dalla conferma, INPS provvederà ad inviare l'elenco agli uffici postali che dovranno emettere le carte. Infine, INPS fornisce ai comuni il numero identificativo delle carte da comunicare alle famiglie. Nello specifico vediamo come viene erogata la carta e vi invito ad ascoltare con attenzione. Famiglie composte da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009. Nuclei familiari composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005. Nuclei familiari composti da non meno di 3 componenti. Nei diversi criteri di assegnazione, ha un posto prioritario sempre la famiglia con ISEE più basso. Inoltre nel decreto si legge: i comuni verificano la posizione anagrafica dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e sulla base del numero di carte a loro assegnate, di cui all'allegato 2. Contribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari nell'ambito dell'elenco predisposto. Tra i nuclei familiari, anche unipersonali in effettivo stato di bisogno sulla base di informazioni rinvenienti dai locali servizi sociali. Sono esclusi dalla carta risparmio spesa reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà, reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione NASPI o di SCOL, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, cassa integrazione guadagni CIG e qualsiasi altra forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.